Lotta al randagismo, sostegno all'offerta scolastica e sviluppo dei collegamenti viari tra il territorio e Blello Aeroporto di Comiso, queste le priorità discusse ieri mattina in Viale del Fante durante il confronto istituzionale tra la commissaria straordinaria del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Patrizia Valenti e il sindaco di Comiso Maria Rita Schembari. In primo luogo è stato sottoscritto l'accordo di programma per la realizzazione di un'oasi del cane presso l'ex villa del comandante della base NATO di Comiso incontrata a Cannamellito. Sempre con fondi provinciali verranno realizzate 8 aule in un'area messa a disposizione dal comune per far fronte in maniera immediata alle nuove esigenze del liceo classico Carducci, nelle more della definizione dell'ambizioso progetto di una cittadella della formazione. Focus infine sui collegamenti viari tra il territorio e l'aeroporto di Comiso, con possibili soluzioni alternative al vaglio dei due enti, che condividono l'interesse per un ulteriore sviluppo dell'infrastruttura. Abbiamo firmato un importante protocollo con il comune di Comiso per la realizzazione di un canile che servirà in maniera determinante per la lotta al randagismo. Lotta al randagismo che si compone di tanti aspetti, di tante iniziative, ma la prima è proprio quella di avere un luogo dove poter ricoverare questi animali che spesso vengono abbandonati per strada e che diventano randaggi anche contro la loro volontà. È un problema sanitario importante, è un problema di sicurezza per le persone e quindi è una proposta che la sindaca di Comiso ha fatto alla provincia e che noi abbiamo accolto molto positivamente finanziando l'iniziativa con le variazioni di bilancio che abbiamo appena approvato. Stiamo intervenendo sul problema della carenza di aule e quindi grazie a una zona che ci metterà appunto a disposizione il comune potranno essere realizzate delle strutture a supporto delle istituzioni scolastiche in modo tale da dare subito una pronta risposta alle esigenze diciamo di tutta la popolazione scolastica di Comiso. Poi sì, ci sono tante altre iniziative quali per esempio le strade di collegamento con l'aeroporto stesso, alcune le abbiamo avute e finanziate nel FSC 21-27, adesso il CIPES si è già espresso, è stata già adottata la delibera, quindi stiamo andando avanti per migliorare tutta la viabilità attorno all'aeroporto di Comiso, sperando che veramente riesca ad avere quel ruolo centrale per la mobilità del territorio e per la connessione del territorio con il resto d'Italia ed Europa, devo dire, che merita, perché è uno scalo che merita evidentemente di avere uno sviluppo diverso rispetto a quello a cui oggi è destinato. Protocollo fondamentale, tutta una zona che è la zona Eparina, quindi non solo il comune di Comiso potrà beneficiare in questa maniera di una struttura alternativa, complementare rispetto al canile sanitario di Vittoria, che renderà possibile in una, con gli sforzi enormi che sta mettendo in campo l'ASP veterinaria, la sterilizzazione, il controllo di animali vaganti che molte volte alimentano purtroppo la piaga del randagismo.